Vi invito ovviamente a chiudere le orecchie e gli occhi per le cose che sentirete raccontare da questi farabutti che stanno al governo. È in atto una campagna di menzogne e di falsificazione dei dati. E qui veniamo ai fondi sviluppo e coesione, che sono bloccati dal ministro Fitto. Ieri sera ci è arrivata, alla scadenza dei 30 giorni della nostra ennesima diffida, un'altra lettera demenziale del ministro Fitto, con la quale propone numeri falsi, già lo abbiamo denunciato una volta, continua a ripetere numeri falsi. Voi sentirete raccontare una cifra, 37% di spesa, è falso. È un dato dell'agosto dell'anno scorso, quando il Ministero della Cultura aveva un livello di spesa del 20%, la metà della Regione Campania. Oggi siamo perfettamente in regola, ma ovviamente, siccome sono dei delinquenti politici, non riferiranno i dati di oggi. Stanno compiendo un atto che io ho definito e ripeto di delinquenza politica contro la Regione Campania. Abbiamo promosso insieme con l'Associazione dei Comuni, l'ANCI, una manifestazione per venerdì 16 mattina a Roma. Faremo un sit-in, abbiamo chiesto un incontro al Presidente del Consiglio Meloni, al suo valoroso Ministro Fitto, per chiedere lo sblocco di finanziamenti. Abbiamo migliaia di posti di lavoro che sono a rischio per la irresponsabilità e la delinquenza politica di questo governo e di questo ministro. Rinnovo pubblicamente la sfida ad un dibattito pubblico sulla gestione dei fondi europei e sul livello di spesa. Ho sfidato da mesi il ministro Fitto ad un dibattito pubblico. Rinnovo la sfida. Con rispetto, Presidente del Consiglio, se vuole anche lei discutere pubblicamente del livello di spese e della gestione dei fondi europei, io sono pronto e disponibile dove e quando vuole il Presidente del Consiglio e il suo valoroso Ministro, ma scappano, sono conigli, perché in realtà non hanno argomenti seri con cui giustificare la loro delinquenza politica. È un attacco, ovviamente, alla Regione Campania e al Sud, perché se ne infischia. I fondi sviluppo e coesione alla fine sono bloccati e riguardano le famiglie e le imprese del Sud, non il Nord. Il Nord se ne infischia, può andare avanti per i fatti suoi. Allora, venerdì 16 a Roma, l'appuntamento a Piazza Santi Apostoli, poi una delegazione dovrà raggiungere il ministero, perché non è che andiamo a Roma a fare la messa cantata, andiamo a protestare, e a spiegare che in questo momento tutte le imprese culturali sono bloccate. Migliaia di lavoratori e dipendenti non sanno che diavolo fare perché il ministro Fitto è impegnato in questa operazione di delinquenza politica. Lo invito a un dibattito pubblico. Vediamo se ha lo stomaco e anche gli attributi per accettare, dopo un anno e mezzo di blocco dei fondi sviluppo e coesione. Un anno e mezzo. I peli, i contropeli. Sapete come fanno alcuni burocrati nei comuni quando non devono rilasciare un parere? Alla scadenza dei termini mandano la richiesta di integrazione dei documenti. I documenti li abbiamo già integrati una volta, due volte, tre volte. Delinquenti. Allora, venerdì mattina, poi sabato mattina.